Saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò uno dei possibili metodi per giocare e divertirsi con i risultati esatti. Preciso, non è un metodo che mi indicherà il risultato esatto da giocare per una partita, ma è un metodo che potrebbe portarci a vincere qualcosa. Il mio consiglio è quello di non puntare sull'intera partita, ma di concentrarci sui primi tempi. Solitamente nei primi tempi le squadre non segnano tanto, perché spesso cercano di non rischiare per non andare subito in svantaggio, o perché inizialmente sono in fase di studio. Ma iniziamo ad analizzare i vari risultati esatti e cosa potremo giocare per vincere. Per esempio, possiamo inizialmente selezionare la Serie A e la Serie B. Scegliamo il primo tempo ed andiamo a selezionare i risultati esatti. Su tutti i siti di scommesse, l'elenco dei risultati esatti che potremo trovare sono lo 0-0, lo 0-1, lo 0-2, l'1-2, l'1-0, 2-0, 2-1, 1-1 e 2-2. Tutti gli altri risultati appartengono alla categoria altro. Dunque, nel caso una squadra riesca a segnare 3 gol, questi risultati apparterranno alla categoria altro. Il consiglio che posso darvi per poter essere coperti sulla maggior parte dei risultati esatti è la giocata pari primo tempo. E infatti col pari primo tempo noi saremo coperti sullo 0-0, lo 0-2, il 2-0, l'1-1 e il 2-2. E anche qualche altro risultato appartenente alla categoria altro, tipo il 3-1, l'1-3, il 3-3, il 4-4. Per completare la nostra giocata, io vi suggerirei di puntare sulla favorita, nel senso di puntare sulla squadra che possa statisticamente segnare il primo gol. In questo caso la partita Empoli-Napoli, io direi il Napoli e dunque giocherei lo 0-1. Resterei, giocando dunque pari primo tempo e lo 0-1, rimarrei scoperto sull'1-2, il 2-1 e l'1-0. Azzeriamo tutto e iniziamo con la nostra giocata. Per ottenere un importo di vincita discreto, io vi consiglierei di giocare 5 partite. Iniziamo a selezionare le nostre partite. Andiamo su principali e vediamo le quote che possano indicarci chi tra le due squadre sia la favorita. Qui abbiamo il Napoli, la Lazio, il Sassuolo, l'Atalanta, queste altre sono tutte quote pari, e potrei puntare sul Lecce per esempio. Allora andiamo nei primi tempi e iniziamo a selezionare i pari primo tempo. Selezioniamo Empoli Napoli, Spal Lazio, Sassuolo Chievo, Atalanta Bologna. Poi andiamo nel primo tempo, selezioniamo la quota pari per il Lecce. Cambiamo adesso, mettiamo i risultati esatti primo tempo. Io punterei sullo 0-1 del Napoli, che è il favorito, lo 0-1 della Lazio, che è la favorita, l'1-0 del Sassuolo, che è il favorito, l'1-0 del Bologna, no, l'1-0 dell'Atalanta, che è la favorita, e l'1-0 del Lecce, che è la favorita. Dopo aver selezionato le nostre 5 partite con i nostri 5 risultati esatti, otterremo un sistema integrale composto da 32 colonne. Vi consiglierei, per rischiare di meno e ottenere qualcosa, anche una piccola vincita, di giocare il sistema a un errore. Giocando a un errore avremo praticamente 80 colonne. Giocandole da 5 centesimi andremo a giocare il nostro sistema da 4 euro. La vincita minima in questo caso può oscillare dai 40 centesimi ai 9 euro. Mentre se nel caso andassimo a prendere tutti i risultati esatti, arriveremo come vincita potenziale
a 200 euro. Credo che questa vincita possa essere interessante, gioco 4 euro per vincere le 200. Spero che questo video vi sia piaciuto, potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace o condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.